Buon salve gente, benvenuti sul canale di Clara Drake. Sono molto a disagio oggi perché è la prima volta che registro un video dove si sente la mia voce. Il video tratta, come avrete visto dal titolo, del rifare nel mio stile, visto che sono chissà come mai una grande appassionata di draghi, il drago presente in Raya and the Last Dragon, che mi sono vista in inglese. È molto bello il film, mi è piaciuto su diversi punti di vista. Mi è piaciuto soprattutto anche il fatto che la protagonista è una ragazza molto forte. Ah, Dio mio, è fantastico, l'adoro. Però, appunto, l'unica proprio pecca che mi ha un po' tormentato per tutto il film non è tanto il carattere del personaggio del drago, è ok, a me non è dispiaciuto. È proprio il suo aspetto. Non è normale, non è un aspetto che io apprezzo particolarmente in quanto fanatica male dei draghi. Così oggi ho deciso di andare a un po' esplorare e come migliorare dal mio punto di vista. Io non sono un dio o cosa del genere, faccio questo perché sono appassionata di draghi e mi piace molto il concept art del character design, dunque tanta roba buona. Così andiamo un po' a vedere i diversi aspetti di questo drago da migliorare. In realtà la parte che più mi tormenta è la faccia. La Disney è riuscita ad avere la stessa faccia di Elsa su un drago. Il punto è che è anche strano perché un concept art che è girato molto su internet era anche piuttosto carino. La faccia è sempre molto strana, però il corpo era anche più colorato. Invece nel film è andato a perdersi molto il colore e anche queste ondeggiature che sembrano un po' quasi a delle pinne o delle alghe, che trovo che come idea è piuttosto carina. Ha proprio un effetto anche di pesce, visto che è molto legata all'acqua. Poi vabbè, il pattern sul suo corpo era molto più decisivo, mentre anche lì nel film è più sbiancato, ecco, è più sull'azzurino. Secondo me fare tutto di un colore così è figo per i piani dove lei vola ed è come se facesse parte del paesaggio, e questa è una cosa molto molto buona. Però è comunque un animale fantastico, bisogna un po' divertirsi con questa creatura, no? Andare a ricercare un po' quelle che possono uscire di più come particolarità. Lì può essere anche un mio punto di vista, ma quando io penso ad acqua e voglio fare proprio un drago molto sul colore dell'acqua, queste cose qui, lo faccio di un colore un po' più turchese, non azzurrino. Poi appunto lì dipende da luogo a luogo, perché se vai in Antartide l'acqua azzurrina, proprio come quelle delle Caraibi, non si trovano. Però sembra più un drago della neve che dell'acqua, come appare nel film, di aspetto. Ok, e dunque partiamo con la testa. C'ha questo muso molto piccolo, mentre il resto molto più grande. Non per forza può essere una cosa positiva come negativa. È un muso molto piccolo, molto... Non so perché mi verrebbe da dire da manga, dove ci sono questi personaggi che hanno il naso e la bocca che sono molto avanti, mentre gli occhi sono molto indietro. E questo lo si nota soprattutto di profilo, questo aspetto del naso che di fronte è piccolino e tutto carino, e poi di profilo si rivela essere che tutto il naso e tutta la mascella è portato molto avanti, e mentre invece gli occhi vanno a scavarsi più indietro nel teschio, che è un po', a volte non lo si nota molto, ma in certi stili si ritrova. Può essere molto carino, come può essere a volte inquietante. In questo caso però, allora, hanno voluto fare un drago molto femminile. Poi c'hanno anche questa particolarità i draghi di questo film di avere un corno in mezzo al fronte. Qui è molto strano sul concept art vederlo, però nel film non disturba neanche troppo. Più che altro quello che disturba, secondo me, potrebbe essere sta chioma di capelli. Questo drago è un peluche, è tutto pelliccia, e io quando penso a un drago penso più a dei rettili. Poi appunto io vedo i draghi nel modo in cui piace a me. Poi se qualcuno lo vuole vedere come una palla di pelo con due occhi, che faccia pure. Dunque io qui più che altro il corno lo terrei forse così com'è. Potrebbe anche essere interessante esplorare questa forma qua, molto di ghiaccio. È un drago d'acqua,
perché ha un corno che sembra qualcosa uscito da del ghiaccio? Io avrei fatto più qualcosa con dei coralli, no? Un po' più esotico, visto che in certi luoghi dove vanno nel film sembrano un pochino giungla. Ma i paesaggi sono bellissimi del film, trovo. Dunque, adesso andiamo un po' a esplorare le forme. Il muso piccolo ci sta per il fatto di voler, non lo so, forse scientificamente parliamo di avere più dinamicità per andare più veloci quando si vola, però in questo caso non c'hanno neanche le ali i draghi. Poi appunto, visto che stiamo parlando di un drago marino, le ali può anche non averle effettivamente. Comunque, io come artisti che creano e disegnano draghi molto bene, vi consiglio vivamente Nicolas Marlet, i suoi lavori che ha fatto per Dragon Trainer. I suoi concept art sono bellissimi. Cioè, io non capisco, riesce a dare talmente tanta vita con dei disegni che poi sono definitivi, ma allo stesso tempo sono molto schizzi, perché sono talmente fatti bene che non sono neanche dei schizzi. Sono dei capolavori, trovo. Sono proprio belli. Un altro artista invece che è molto più realistico, che si chiama Douglas Carrel, non so per chi è appassionato di draghi, probabilmente uno dei manuali chiamato Dragonologia, che è bellissimo, e lì ci sono degli schizzi di questo creatore, di questo artista che ancora ha pubblicato dei suoi lavori con i draghi, che, Dio mio, sono bellissimi. Non hanno niente a che fare con i draghi nei film, che sono un po' sempre le stesse lucertole giganti con le ali da pipistrello. Dice proprio una varietà, uno studio sull'anatomia dei draghi, che è... I visi dei draghi sono molto espressivi, molto caricaturali. Mi fa un po' pensare a quei draghi bellissimi giapponesi, e vengono chiamati i Lung. E sono molto lunghi e buffi, io li trovo. Sono bellissimi. Ci sono quelli del Tibet e quelli proprio asiatici, e sono molto molto belli. Perché i draghi asiatici sono quasi dei serpenti con delle zampe, mentre invece qui abbiamo proprio un mammifero. Cioè, sembra un po' i corpi dei levrieri, quello di questo drago qua. Cioè, c'era molto da giocare, secondo me. I coralli, le pinne, avere un qualcosa un po' di più legato proprio alla natura, visto che sono i draghi che creano la natura. Avere proprio qualcosa che tu dici, ah sì, dunque questo è venuto da questo aspetto del drago, si è ispirato a se stesso per creare poi tutta la vita nell'acqua. Comunque aspetti che lo aiuterebbero a mimetizzarsi. Poi, visto che i draghi sono una cosa molto mistica, anche se per esempio si ci trova una palude, forse c'aveva il mimetismo, dunque si poteva mimetizzare nella palude in base ai luoghi, poteva un po' leggermente cambiare colore così da non essere quella cosa fluo in mezzo a tutto cose così. Comunque ho finito in linea. Dunque, qui ormai abbiamo un drago molto più acquatico, con delle pinne, un aspetto anche un pochino, per qualche ragione, gli ho fatto sta cresta molto tipo da anemoni. Infatti qui poi sarà tutto un po' gommoso. Dunque, piuttosto che optare per il solito peluscioso, ho più optato per il gommoso. Poi con queste pinne un po' da pesce. Comunque il drago, in finale, lo schizzo mi è venuto piuttosto felice, carino. Però comunque dovremmo andare a esplorare molto molto di più questo drago. Per adesso vi lascio qui con questo rettangolino di tutte le colorazioni, e voi ditemi quale che mi piace di più, e se non ce n'è qualcuno in particolare che vi piace, ditemi, consigliatemi dei colori, così da fare anche qualche test in più probabilmente nel prossimo video. Cioè, spero che non vi abbia annoiato troppo con la mia voce, spero che vi piaccia. Nel caso un like, una condivisione, sono un canale piccolino io. Grazie per aver guardato, potete scrivere, è gratis. Io sono Clara Drake e questo è l'inizio, la parte 1 del redesign del drago che si chiama Sisu di Raya e l'ultimo drago.